Il dottor Massimo Barbetta, in questo intervento inedito dedicato agli iscritti del network, Nuova Civiltà, presenta il libro Le porte degli Elohim, pubblicato da Uno Editori, e realizzato insieme al saggista e ricercatore, Mauro Biglino. Il libro Le porte degli Elohim è il frutto di un lavoro di ricerca su argomenti che avevo, diciamo, sviluppato in maniera estemporanea e staccati uno dall'altro. E grazie alla collaborazione e alla condivisione di certe idee e di certi approcci lessicali che abbiamo fatto nel corso del tempo con Mauro Biglino, si è deciso di inserire in maniera omogenea e conseguenziale, evidenziando un tipo di rapporto e di analisi del tutto innovativo, in cui la componente di informazioni che ci viene data dalla letteratura extrabiblica, vale a dire in quel grosso quantitativo di informazioni che i testi extrabiblici, soprattutto lo Zohar, il Bahir, ma anche il Talmud e i vari Targum, cioè tutto l'insieme dei testi che elaborano e sviluppano certe tematiche che nel testo biblico dell'Antico Testamento a volte vengono evidenziate poco o male, riferendosi presumibilmente a un tipo di approccio, oserei dire, più stringato, più sintetico, ha consentito di dare un approccio diverso in cui si viene a creare un interesse per un approfondimento che da una parte è lessicale, con un'analisi del linguaggio di certe espressioni molto particolare, molto, diciamo, dettagliato, e che sulla scorta dell'analisi e delle informazioni dei testi dell'Antico Testamento extra biblici ci fornisce in piena sintonia e in sinergia un modo nuovo di vedere certi riferimenti che nel corso della tradizione sono stati riservati a una ristretta cerchia in ambito ebraico, ma hanno lasciato, diciamo, la possibilità di interpretare in maniera innovativa certi aspetti di alcuni, diciamo, riferimenti dell'Antico Testamento, in cui per esempio viene dato spazio alla valutazione che soprattutto certi settori chiave, certi libri chiave del testo biblico, quello soprattutto per esempio il libro della Genesi, della differenziazione tra il primo e il secondo capitolo, sull'analisi dei quattro verbi usati dall'Antico Testamento per descrivere la creazione, la correlazione con una serie di informazioni relative alla possibile origine del termine Elohim, in cui si è cercato di valutare quelle che potevano essere informazioni staccate, non dichiaratamente univoche, per cercare di stabilire l'origine del termine Elohim, perché probabilmente questo non era l'intenzione, ma c'è tutta un'analisi che ha portato a verificare come ci siano diverse parole, tutte funzionalmente e strutturalmente correlate in maniera precisa e correlate tra loro, su quelle che sono informazioni che probabilmente gli Elohim stessi hanno dato agli ebrei. Unitamente a questo c'è un insieme di informazioni sull'esistenza di due tipi di Gan Eden, cioè di paradisi terrestre e celeste, che per certi versi sono rimasti sepolti nella, diciamo, nell'immaginario collettivo anche della cultura occidentale, e che però invece, grazie all'analisi dei testi extrabiblici, ci fanno capire come, soprattutto per gli ebrei, ma non solo, la struttura e l'architettura di certe componenti di come erano concepiti il Gan Eden superiore e il Gan Eden inferiore, quindi uno sulla terra e uno nel cielo, erano un qualche cosa di molto importante e correlato alle più antiche conoscenze ebraiche del rapporto con gli Elohim stessi. A questo poi si aggiunge, per esempio,
un'analisi che cerca di identificare un particolare interesse per un certo tipo di zona di cielo che per gli ebrei, in piena sintonia e analogia con il mondo egizio, erano del tutto condivise. Quindi evidentemente c'era una zona di cielo che era per loro correlabile al Gan Eden e che era indirettamente correlabile anche al luogo dell'esistenza e della provenienza dello stesso Yahweh, componente degli Elohim stessi. D'altro canto, una serie di analisi sempre in analogia con i testi egizi del libro dell'Amduat, cioè del libro di quello che esiste nel Duat, che correlava la possibilità e il modo con cui si poteva trasferire da questa residenza celeste di Yahweh fino sulla terra. E anche qui i messaggi vengono, diciamo, completati e integrati sia da una piena condivisione dei testi egizi, sia da un aiuto assolutamente imprescindibile a questo punto con quella che è l'analisi fornita e le informazioni dei testi extrabiblici, che quindi trovano una piena conferma in un'analisi, diciamo, in cui il testo biblico finisce per essere una sintesi che comporta invece delle conoscenze molto più ampie che gli elementi colti in senso teologico, che in senso di conoscenza vera e propria della cultura ebraica riuscivano a padroneggiare e che probabilmente sono stati inseriti nell'Antico Testamento come se fossero degli elementi semplici che richiamavano delle conoscenze complesse. Quindi un lavoro a quattro mani molto, diciamo, completo e soprattutto conseguenziale, perché un discorso ne richiama un altro, che ne richiama ancora un altro, che creano non solo una specie di catena di elementi singoli, ma addirittura una vera e propria rete di informazione che ci fa capire come un'interpretazione assolutamente spiritualista, che è esente con del tutto dalla mentalità ebraica, che vedeva nell'Antico Testamento un testo da essere valutato in 4-5 modi diversi e che quindi evidenziava una quantità di informazioni apparentemente lievemente criptate nel testo stesso, ma che comunque il testo stesso evidenziava una, diciamo, lettura semplicistica per certi versi, ma estremamente foriera di una quantità di informazioni davvero complesse e stupefacenti su una, diciamo, componente del pensiero su base teologica, cioè su base connessa con la divinità stessa, ma soprattutto correlato e spostando quello che è il punto di vista, e questo che mi è piaciuto di più, sia quando l'ho sperimentato, sia quando ne abbiamo sviluppato con Mauro, che sposta un punto di analisi eminentemente geocentrico, limitato e correlato all'ambiente della Terra, a un punto di vista cosmologico, dove è veramente l'universo il punto focale di tanti discorsi e di tante, diciamo, situazioni. E quindi questa visione più ampia, più cosmologica, con una lettura di più ampio respiro, è un qualche cosa che è un po' il trait d'union, il fil rouge che comporta la lettura e lo sviluppo di certe tematiche.